Buongiorno. L'agenda degli insegnanti di Treviso, tramite l'avvocato Innocenzo D'Angelo, ha costretto lo Stato a restituire il 2,5% dello stipendio indebitamente trattenuto sul cedolino. Si tratta del TFR, trattamento di fine rapporto, la cosiddetta liquidazione. Il giudice del lavoro di Treviso ha accolto il ricorso per il decreto ingiuntivo. Il primo in Italia è definito dalla stampa un provvedimento storico. Avvocato, come mai l'accoglimento di questo ricorso viene definito Questo storico? ricorso per noi è stato importante e appunto alcuni giornali forse anche un po' enfatizzando l'hanno definito storico perché in definitiva è la prima pronuncia in Italia che stabilisce l'illegittimità della trattenuta del TFR e non solo. L'abbiamo ottenuta attraverso uno strumento appunto, come detto prima, molto rapido che è il ricorso per decreto ingiuntivo che può portare quindi l'interessato a ricevere il rimborso di quanto gli spetta nel giro di alcuni mesi piuttosto che di un paio d'anni. Bene, avvocato, può spiegarci l'iter di questo ricorso? Bene, allora anzitutto è importante chiarire la differenza tra trattamento di fine rapporto e trattamento di fine servizio, così che TFR e TFS, che sono i due regimi attualmente applicati ai dipendenti della pubblica amministrazione per il momento in cui cessano dal servizio. Trattamento di fine servizio genera la cosiddetta liquidazione, che altro non è che una somma calcolata sulla base degli ultimi stipendi percepiti e degli anni di servizio. Generalmente è un trattamento favorevole al dipendente perché gli ultimi stipendi sono i più elevati della sua carriera, vuoi per progressione, vuoi per semplice anzianità di servizio, e quindi la somma erogata al dipendente è sganciata da quanto effettivamente pagato a titolo di contribuzione nel corso della carriera. TFR invece è un regime recepito dal settore privato, implica che anno per anno venga fatto un accantonamento sulla base dello stipendio percepito in quell'anno, accantonamento che poi viene rivalutato in base all'indice Istat, e a fine carriera il dipendente si vede consegnare semplicemente quanto è stato accantonato a suo nome nel corso degli anni. Nel settore privato, da cui è stato recepito questo istituto anche per i dipendenti pubblici, il TFR è esclusivo carico dei datori di lavoro. E su questo presupposto, colto dalla Corte Costituzionale a fine dell'anno scorso, è stato stabilito che è illegittimo per lo Stato fare una trattenuta a titolo del TFR sui dipendenti pubblici. Quindi, quello 0,25% su 80% dello stipendio che attualmente lo Stato applica a tutti i suoi dipendenti, anche quindi in regime TFR, è illegittimo per questi ultimi, mentre invece continuerà a essere legittimo per quelli in TFS. Per rendersi conto dell'importanza della cosa, considerate che si parla di circa 30-40 € al mese per un dipendente pubblico con uno stipendio medio. Fatta questa considerazione, insieme al sindacato della GIL abbiamo provato a ipotizzare una strada per recuperare questi soldi. Ora, fattisi forti del principio stabilito dalla Corte Costituzionale, e visto che la somma da recuperare si poteva ricavare direttamente dagli statini che la stessa pubblica amministrazione consegna ai dipendenti, abbiamo ipotizzato la strada appunto del decreto ingiuntivo e su questo effettivamente siamo stati i primi in Italia a incamminarci. E la nostra ricostruzione è stata accolta dal giudice di Treviso che ha condiviso il principio della incostituzionalità, della quindi illegittimità del prelievo del TFR sui dipendenti pubblici e che ha anche ritenuto che il calcolo basato sugli statini fosse sufficiente per emettere un decreto ingiuntivo. A questo punto l'amministrazione ha ricevuto il decreto che noi abbiamo notificato, avrà tempo nel nostro caso fino ai primi di maggio per decidere se opporsi o meno. Qualora non si opponesse, il titolo diventerebbe esecutivo e il dipendente potrebbe a quel punto chiedere il pagamento alla pubblica amministrazione. In caso di opposizione, il giudice fisserà un'udienza in cui esaminerà le ragioni dell'amministrazione, ma se non dovesse ritenerle sufficienti, potrà dare l'esecutività al decreto ingiuntivo e quindi ordinare comunque l'amministrazione di pagare. Quindi, qual è l'altro aspetto importante? Che siamo riusciti ad avere in tempi molto brevi l'affermazione di un principio, che i dipendenti pubblici soggetti al regime TFR non devono pagare il contributo, non devono subire la ritenuta e hanno diritto di chiederne la restituzione. Avvocato, io penso che i nostri web spettatori forse sono interessati a sapere quali sono le cifre che l'amministrazione deve restituire ai ricorrenti e anche quanti sono gli interessati che potrebbero fare questo tipo di ricorso.
Beh, i soggetti che possono fare questo tipo di azione sono praticamente tre categorie: tutti i precari, tutti coloro quindi che hanno rapporti a tempo determinato, sono tutti dipendenti assunti a tempo indeterminato, con gli insegnanti messi in ruolo dopo il 2001, e tutti gli insegnanti che i dipendenti pubblici, che pur entrati in ruolo prima del 2001, hanno negli ultimi anni deciso di passare al regime dei fondi pensione. Nel caso della scuola, ad esempio, sono passati al fondo estero. In questo caso sono transitati dal regime TFS al regime TFR. Quindi sono esclusi da questa ipotesi di ricorso tutti i dipendenti pubblici assunti prima del 2001 che non sono transitati in un fondo pensione. Nel ricorso pilota che abbiamo fatto, la somma di cui stiamo parlando è di circa 2.500 euro. Possiamo ipotizzare quindi che mediamente, potendo chiedere la restituzione degli ultimi 5 anni, il periodo più vecchio è prescritto in base alle leggi ordinarie, un dipendente potrà ottenere circa dai 2.000 ai 3.000 euro di rimborso. E da considerare che solo nel mondo della scuola, probabilmente parliamo di 200-300.000 persone tra precari e soggetti entrati in ruolo dopo il 2001 e soggetti confluiti nel sistema dei fondi pensione. Gilda TV saluta e ringrazia l'avvocato D'Angelo e un saluto anche a tutti i web spettatori. Arrivederci.